Ciao a tutti da Massimo, benvenuto, benvenuta nella Tana del Ragno. Beh, è un po' di tempo, che non facevo video. Mi dispiace perché ho avuto altre priorità familiari, però ci sono qui con te. È l'occasione anche per salutarvi. Tutto bene? Sicuramente sì. E soprattutto anche per la prima volta, penso, in vita mia, di farvi vedere, una novità che ho acquistato stamattina. Difficilmente io acquisto novità, ma non perché, ma perché non sono un collezionista seriale, non acquisto fumetti tutte le settimane o tutti i mesi. Acquisto quello che in quel momento mi piace e soprattutto anche nei recuperi, perché poi alla fine, diciamo, a me piace leggere one shot, storie autoconclusive. Vecchi personaggi degli anni 60, 70, poi mi dedico al cinema, insomma, ho tante passioni. Infatti, la Tana del Ragno comprende questa mia passione per l'intrattenimento a 360 gradi. Però l'occasione fa l'uomo ladro, come si dice. Avevo visto ieri sera un video della Bonelli con il grande Boselli, ecco, mi sfuggiva. E che praticamente ha presentato questa nuova serie che si chiama Le Grandi Storie Bonelli. Numero 1 con Zagor, uscito ieri, il 29 di settembre. Sono rimasto molto incuriosito perché, bene o male, sono storie che io non conosco, perché fanno parte degli anni 90. E soprattutto sono storie racchiuse in questo bellissimo brodussato conclusive. E sono molto incuriosito perché potrebbe essere per me l'occasione per conoscere nuovi personaggi che la Bonelli ha in mente di proporre in questa serie e rileggere qualche storia importante del mio personaggio preferito, che tra l'altro è anche Zagor. Allora, sono andato in edicola, ho speso i miei quasi 8,90 € e ho comprato Comanchero. Questo primo numero delle grandi storie di Bonelli e praticamente al suo interno contiene tre numeri che sono il numero 362, 363 e 364 di Zago. E qui vediamo le copertine originali. Molto molto interessante questa, diciamo, questa serie, che è un bimestrale, il prossimo numero sarà ancora Zagor in edicola il 27 di novembre. Boselli praticamente ha detto che l'autore della storia ha detto che ha preferito, diciamo, partire con questi due volumi, questo e quello di novembre, con Zagor, perché si collega al famoso incontro tra Zagor e Tex Willer che avremo per Natale di questo anno. Fantastico. Fa un po' i trade union di queste due avventure con l'incontro di Zagor con Tex a Natale. Straordinario? Sì, veramente straordinario. Sono molto 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 curioso di vedere poi in futuro quali personaggi, e già fatti il nome di Tex Willer, saranno proposti in questa collana. Per quanto riguarda i crediti, la copertina è una copertina, possiamo dire, inedita, da come mi ha detto Boselli, di Alessandro, ovviamente, Piccinelli, con la bellissima copertina. E praticamente abbiamo i disegni Stefano Andreucci e come soggetto e sceneggiatura Mauro Boselli. Ecco, questo è il frontespizio con Comanchero, che è il primo albo, e poi ovviamente tutto in bianco e nero originale, con gli splendidi disegni di Andreucci. Ripeto, questa storia, composta da tre albi, non la conosco, non la conosco, non l'ho mai letta, e anche per questo sono veramente curioso di leggerla. Insomma, un'iniziativa che io ho sposato fin da subito, avere le più grandi storie dei personaggi Bonelli diciamo, in storie conclusive, in questi bei volumoni, in questo caso di 290 pagine. Copertina spettacolare, questo è il prossimo numero. Poi, se vi va,
potete tranquillamente commentare se avete letto questo volume, date e diteci la vostra, perché ne avrei veramente piacere. Ok? Niente, cosa vi devo dire? Avanti tutta, avanti Zagor, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Massimo, ciao ciao!